Buongiorno nuovamente a tutti, buongiorno Presidente. È un onore averla qui con noi. Ricordo quando le chiesi in altre vesti, io devo dire era luglio e insomma, con qualche messaggio WhatsApp chiedevo al Presidente quando potevo rubargli 2 minuti appena arrivavo a Palermo per presentargli un progetto che avevamo in mente come Comitato Partecipa Palermo. E questo lei non lo sa, ma una volta lei mi ha risposto a luglio dicendomi vediamoci domani mattina. Io, mia abitudine in estate, salire in villeggiatura a San Martino, quindi quella mattina scesi presto, mi misi giacca e cravatta, poi lei mi comunicò di venirla a trovare al Lido di Mondello. Quindi ricordo quel giorno perché mi dovetti cambiare. E oggi mi trova con una magliettina. E questa magliettina, Presidente, è perché dà il senso un po' del mio impegno, del nostro impegno come comitato. Questa è un'iniziativa che è stata portata avanti da un comitato che prende il nome di Partecipa Palermo, che mi ha sostenuto nel 2012 nella mia candidatura nel Consiglio Comunale, ma che sin dal primo momento non si è voluto mai ridurre a un comitato elettorale. Ma abbiamo fatte nostre le parole di Nino Caponnetto: la politica è servizio, è mettersi a disposizione della collettività con le proprie competenze, e ancora meglio se chi si impegna sia anche giovane. Con questo spirito noi portiamo avanti il nostro impegno e siamo convinti che al di là delle responsabilità che ha un amministratore, quale sono io, al di là delle azioni politiche che faccio all'interno di un palazzo, serve nel nostro paese e soprattutto credo nella nostra città un impegno in prima persona nel fare rete, nell'unire le risorse sane di questa città ed essere testimoni dei valori che Nino Caponnetto ci ha insegnato. Nino Caponnetto, testimone instancabile dei valori costituzionali. Abbiamo ritenuto quindi quest'anno, come Comitato Partecipa Palermo, di affrontare il tema della Costituzione nelle scuole cittadine. È un anno particolare, soprattutto, e credo che questo contributo, oltre a diffondere diritti e doveri di ciascun cittadino, che abbiamo più volte detto nei nostri incontri, rappresentano il DNA di ogni cittadino. E chi non conosce il proprio DNA è un fantasma, fuori dalla realtà. Credo che quest'anno sia stato un contributo in più nel dare ai ragazzi delle conoscenze utili per esprimere anche un parere rispetto alla riforma costituzionale che ci vedrà impegnati anche con un referendum. Ecco, essere consapevoli di cosa si vota, di come si vota e l'importanza del voto e dell'impegno di ciascuno di noi. E allora abbiamo iniziato un percorso che ha visto la principale e fondamentale collaborazione con l'Università degli Studi nella persona del professore Giuseppe Verde, che si è reso totalmente disponibile a questo progetto, ovviamente interamente autofinanziato e gratuito per tutti, e abbiamo accostato ad ogni incontro un relatore proveniente dal mondo universitario, uno studioso, è un relatore che possa essere testimone della società civile, dell'impegno in politica, nelle amministrazioni. E ogni istituto ha affrontato un argomento diverso sulla Costituzione, singolarmente. Quindi i ragazzi, al di là della prima plenaria che abbiamo tenuto proprio qua a dicembre, non si sono più visti. Hanno fatto singoli incontri a Sala delle Lapidi, anche questo un luogo scelto appositamente per far conoscere il luogo del governo cittadino. Per questo ringrazio anche la Presidenza del Consiglio Comunale per la totale disponibilità, e disponibilità che si traduce anche nella presenza qui con noi di Giovanni Tripi, che è un collaboratore della Presidenza del Consiglio Comunale, che ci ha dato un supporto fondamentale per le foto e per i video. Ritornando a noi, abbiamo tenuto 8 incontri a Sala delle Lapidi, con argomenti differenti. Oggi i ragazzi li presenteranno ai propri colleghi, per la prima volta, attraverso quasi tutti sono dei contributi video, delle slide, delle testimonianze, e con il grande onore di avere lei presente. Quindi veramente grazie per questa sua presenza.